La Regione Calabria ha la sua legge sull'attività estrattiva. Il via libera è arrivato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale dopo il parere positivo della commissione presieduta da Antonio Acri, che ha lavorato a stretto contatto con l'assessore regionale alle attività produttive Francesco Sulla. La nostra era una delle regioni sprovviste di una legge su questo tema e di riferimento era un decreto del 1927. Quindi l'approvazione del testo di legge costituisce un passaggio fondamentale per mettere ordine e razionalizzare un settore a grande valenza produttiva ed ambientale, oltre a chiarire e stabilire diversi piani di competenza tra regione, province e comuni. Per investire in ricerca, per dare la possibilità agli enti locali, comune e provincia di espletare le loro attività di gestione del loro territorio e alla regione di svolgere il suo ruolo, che è quello della programmazione. Tra i punti principali della legge, programmare quantità e qualità dei minerali, anche in termini di filiera, relazionare l'attività estrattiva alle compatibilità ambientali in una logica di rispetto e salvaguardia dei valori paesaggistici e territoriali. Nell'anno prossimo potremo cominciare a fare il censimento di quella che è la situazione calabrese, che non è una situazione proprio felice, e quindi poter nel 2010 cominciare a dare agli imprenditori la certezza di intervenire nella legalità.